The clock is stuck. Been here by the scene. I'm just want to say I love you e quanto ti voglio bene. È come se ti facessero lasciare la tua identità all'esterno, no? È come una, proprio una cosa simbolica, attraverso l'orologio che non puoi portare nell'immediato in sezione, piuttosto che... È proprio questo il simbolo della spogliazione. Qua c'è questa possibilità di avere il nostro orto. Io ho un bel pezzettino d'orto dove lavoro e mi piace tanto. Ieri ho visto i fiori dei citrioli che erano usciti, erano due giorni che non scendevo, è stata... come vedere la moglie incinta per me, cioè. Sono andato al mercato degli schiavi e ti ho cercata, voce che mi sfiglia, non si può fare a meno di sentirla. Quanta vista, un cavallo, diciamo, in pratica dietro le sbarre, mi fate piangere. Ho detto, ma ti rendo conto, c'è un cavallo come me, diciamo, carcerata anche lei. Quando mi hanno arrestato, mi hanno ubicato, diciamo così, in una cella, in una stanza, insieme a una persona che era dentro da 17 anni, che si chiamava Giampiero, e aveva l'ergastolo. E lui era una persona di quelle che leggeva tanto. E allora la sera, siccome noi in cella avevamo una televisione, capivo che a lui dava fastidio che io, diciamo, ascoltassi la televisione con un volume alto, e allora mi sono messo a leggere anche io. Mi sono messo a leggere anche io, così ero sicuro di non disturbarlo. Vivo sepolto, consegnato ad altri, qui dove non c'è mai il sole, ma soltanto umide gelo. La mente fruga in luoghi assolati e lontani, ma ancora sento il tatto delle sue carezze sul mio polso come allora, e porto ancora incisa nel cristallo delle mie pupille l'immagine della sua dolcezza, di quelle braccia che erano altalena e sulle quali mi appendevo e dondolavo, saziandomi d'ogni felicità terrena. Ciao, mi chiamo Angela, sono una detenuta del carcere di Bollate, ma sono di provenienza del carcere di Monza. Ho quasi 40 anni, sono entrato a 19. Mi è presto a fare il 16° anno di galera, quindi capirei che non è un'esperienza, è vita. Cioè, sono cresciuto in galera. Abbiamo preparato tutte le varie cooperative hanno fatto dei loro banchetti, dove hanno messo a disposizione la loro roba per venderla. E in più la BC che ha cucinato, ha fatto per questi politici. E abbiamo fatto in tutto il carcere la manifestazione. Se perda la nuit, on se lève, on se doute en temps, on retourne. Et ton image traverse un furtif, si è l'éter, se va verso il rêve, passant d'histoire. Ho sempre avuto la passione per questo, per l'arte in generale. Io faccio anche il rap, oltre che scrivere i testi e provare a recitare altri ruoli migliori, se possibile, di quelli che ho interpretato io nella mia vita. Sfiglia, non si può fare a meno di sentirla, questa cosa sempre nuova e non sappiamo. Carcere alla fine può essere una palestra, può essere una palestra, perché alle volte devi, non puoi essere pienamente te stesso, non puoi esprimere pienamente te stesso. E quindi sostanzialmente alle volte devi indossare comunque delle maschere, devi indossare comunque delle maschere. Io facevo una vita molto, ovviamente, immaginate voi, fino a 20 anni cosa facevo, no? Poi ero un ragazzo molto allegro, spigliato, faccio parte della Palermo bene, come si dice, come si usa dire, no? Di una parte della città molto altolocata, come si usa dire. E allora apprezzavo altro. Oggi invece mi accontento anche di un semplice, sai, ti penso, sai, mi manchi, ti amo, la stretta di mano, la carezza, lo sguardo particolare mi porta delle emozioni che prima, comunque, anche se le potevo riconoscere, non le riconoscevo come le riconosco oggi. Che comunque è la sofferenza che mi porta oggi a pensarla così. Ho sofferto tanto e oggi riesco a respirare un po'
più liberamente, mentre prima respiravo molto più affannosamente. No? Maurizio, riesci a vedere un futuro con la tua Celeste? Io sì, io lo riesco proprio a vedere, infatti proprio oggi abbiamo deciso di sposarci a settembre. Poi sono andato al mercato degli schiavi e ti ho cercato, voce che mi spiglia, non si può fare a meno di sentirla. Questa cosa sempre nuova e non sappiamo cosa sia l'amore, pure lo si prova. È tutto il buio a ricordarmi queste cose, ricordati comunque di quel giorno. E se qualcosa trema nella notte, da mare prendere o lasciare attraversa le macerie, perché io ero la tua nuda proprietà. È solo il mio cuore che batte troppo forte per causa tua.